Restiamo sui temi dei diritti civili. La legge sulla fecondazione medicalmente assistita deve essere rivista? Assolutamente. Io credo che ci sia stato un errore da parte della popolazione italiana fortissima non andare a votare al referendum per la legge 40. Credo che è una cosa che non ci potremmo mai perdonare e la Chiesa, in questo sostengo che abbia fatto degli errori enormi, guardi, lo dico con grande fatica essendo una cattolica praticante, però le dico che è stato vergognoso come è stata insultata la nostra intelligenza di persone, facendoci credere che si stava lottando per non far uccidere dei bambini quando noi stavamo sostenendo una qualità della vita delle madri e dei figli. Un'altra storia, una fecondazione assistita significa la risposta genetica a tante persone e soprattutto non è giusto decidere per altri cosa una donna può vivere in un momento appunto in cui è a confronto con il proprio figlio nella propria pancia, proprio per dirla in parole dirette, è una scelta che va fatta fare in piena libertà, anzi sostenendo chi la deve fare, ma non certo creando dei vincoli che siano un sì o un no. La ministra Turco non ha ancora emanato le linee guida della legge 40, scadute ormai da mesi. Perché ha ceduto alle pressioni clericali, eccessiva debolezza del Partito Democratico su questi temi ancora una volta? Guardi, il Partito Democratico è un partito nuovo, io ci sono dentro fino al collo, quindi se lei mi fa una domanda di questo tipo non posso che prenderla come provocatoria e non risponderle, chiaramente lei fa il suo lavoro ed è giusto che sia così. Le posso dire onestamente che conosco Livia Turco bene al punto di sapere che non accetta compromessi, le posso dire però che nella costituzione di un partito molte volte si è costretti a farlo. Chiunque mi conosce sa che io non accetterò compromessi, quindi la scelta di mandarmi alla Camera è stata una scelta con la quale il Partito Democratico farà i conti. Sensibilizzare secondo me una classe medica che molte volte è molto lontana da una realtà quotidiana di sofferenza come può essere quella di una donna che fa i conti con una vita di un figlio disabile, ma per farne un esempio, oppure di una donna troppo giovane o comunque che economicamente non è in grado di gestire la sua gravidanza o che non è pronta psicologicamente a farlo. Sappiamo tuttavia che l'obiezione di coscienza non sempre dipende da ragioni etiche, ovvero in molti luoghi pochi non obiettori si trovano a sostenere un carico di lavoro enorme che spesso li porta ad abbandonare. Abbiamo punte dell'84%. Non è il caso di pensare a un intervento legislativo per garantire un servizio minimo? È chiaro che se noi parliamo di obiezione di coscienza dobbiamo anche fare i conti con i numeri delle persone che invece intervengono e queste vanno sostenute e come dire, in qualche modo, a mio avviso, anche economicamente ci deve essere un riconoscimento per questa fasulla responsabilità che hanno costruito i cosiddetti obiettori di coscienza, ma che pesa sulle teste di chi lavora invece ogni giorno per affiancare le donne. Per quanto riguarda la 194 non si tocca, non si discute proprio, non accetterei mai un compromesso, è una legge ben fatta, fatta dalle donne e credo che nessuno lo possa mettere in discussione. Parliamo di sottorappresentanza femminile nelle assemblee elettive. L'UDI ha proposto un disegno di legge sulla democrazia paritaria, ovvero per l'alternanza di genere nelle liste, pena l'irricevibilità. Cosa ne pensa? Sono d'accordo che le donne debbano essere presenti in numero ingente all'interno delle cariche elettive e credo che sia nell'amministrazione comunale, come quella regionale, come il Parlamento, sia fondamentale che ci siano. Credo anche però che non vada presa la donna della strada, nel senso la donna che non sa che cos'è la politica, non gli interessa far politica o tantomeno non vuole rappresentare quel mondo, non devono essere pedine da mettere in caselle vuote. Mi permetto di dire che chiunque abbia già pensato che io sarò la disabile che si occuperà dei disabili alla Camera ha sbagliato. Mi occuperò anche dei disabili, ma credo che sia sbagliato immaginare che il fatto che sia disabile è la risposta che devo dare alla Camera. Certo,
come dire, ho una coscienza maggiore di altri, ma la mia esperienza non mi rende mai stradita.